Un momento emozionale dove hanno parlato le donne. Devo dire, le donne di questa serata erano tutte donne che interpretavano Sant'Agata. Sant'Agata era in mezzo a noi. Agata ci ha incontrato questa sera. E, devo dire, forza, coraggio, determinazione l'ho trovato in tutte le donne che hanno parlato, che sono relazionate col pubblico, che sono relazionate con una realtà, quella catanese, che ha bisogno di queste cose, perché noi abbiamo bisogno di queste serate, abbiamo bisogno di un servizio pubblico che ci hanno donato, ci hanno regalato professori e medici illustri, ma anche magistrati, perché abbiamo visto sia Marisa Scavo, il procuratore Marisa Scavo, ma anche Sua Eccellenza la dottoressa Vaia Sindi. Quindi auspico serate come queste in onore di Sant'Agata e credo che veramente Catania possa crescere anche grazie a questi momenti. Una sanità che ha tante ferite, ma che non deve dimenticare qual è il ruolo centrale nel essere medici e quindi comunque servire gli utenti e i pazienti. È necessario di volta in volta discriminare quelli che sono i bisogni. Ovviamente in tutto questo bisogna prima di tutto pensare alla prevenzione, e la prevenzione non può avere dei limiti di natura economica, di sostenibilità. La prevenzione è prevenzione, significa non ammalarsi e significa non pesare poi successivamente nel sistema sanitario nazionale. La prevenzione per le donne è duplice l'importanza, perché la donna ovviamente ha nel suo ruolo anche di madre di poter portare avanti una gestione che è sotto il profilo non solo medicale, ma sotto il profilo culturale e anche sociale, ovviamente di rilevante importanza, per cui noi dobbiamo impegnarci molto per la prevenzione e per la diagnosi precoce di tutte le malattie che oggi affliggono la donna, in una percentuale, devo dire, veramente rilevante nei confronti degli uomini. Professore, lei ha fatto notare che riguardo agli screening, quindi che arrivano anche a casa di prevenzione, solo un 30% di donne risponde. Secondo lei perché? Perché c'è poca sensibilità e c'è poca anche capacità di pensare al servizio pubblico come un servizio di qualità. Questo perché magari molte donne vanno dal proprio medico curante, che per carità comunque basta che viene fatta la prevenzione, non è rilevante. Però il sistema sanitario pubblico va difeso anche perché vengono investite delle risorse e queste risorse vengono investite bene con dei servizi anche di alta qualità. Quindi il passaparola deve essere quello, attraverso tutte le forze che abbiamo, i media come voi che fate un lavoro pregevole, è quello di dire alle donne quando vi arriva a casa, a domicilio, una richiesta di presentarvi per una mammografia o per un pap test o per lo screening dei tumori del colon, per favore partecipate, aderite e andate agli ambulatori.